di che non sei plagiata. Plagiata. Quella è stata proprio una stupidaggine che io ho fatto e non avrei mai voluto fare. Non è successo soltanto a me. Delle fotografie che non appartenevano a lui. Non è lui, non è lui. Ho sempre chiesto di vederlo, ma ogni volta c'era sempre un problema. Una persona che era al mio compleanno ha sentito una cosa che mi ha riferito soltanto 3 giorni fa. Eliana e donna Pamela ti davano anche delle punizioni. No. Eri caduta in una setta e ti sei liberata perché è una cosa terribile, terribile. 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 Io te lo giuro, sono stata in casa da sola e non potevo parlare con nessuno. Loro ti hanno rovinato la vita. Che Mark Caltagirone non esiste. Non esiste. Ciao amici chips e benvenuti a questa nuova puntata di Pratiful, la nostra soap opera preferita di Mark Caltagirone e Pamela Prati. Come avete visto, oggi una puntata ricca di domande e colpi di scena. Siamo arrivati così al terzo episodio di questa serie che non deve finire e che non si deve assolutamente fermare. Per chi non avesse visto i precedenti episodi, vi lascio qui sopra nelle informazioni il pallino bianco se lo vedete. Cliccate e guardate tutto quello che vi siete persi. Dove siete stati finora se non avete visto niente? Allora, partiamo con ordine. Oggi parliamo dell'ultima ospitata televisiva di Pamela Prati a Verissimo, dove è successo il finimondo. Pamela Prati ha finalmente detto che Mark Caltagirone non esiste. Tutto inizia a marzo 2018. Io sono andata in questo ristorante a Roma e donna Pamela mi dice: sai che tu saresti perfetta per una persona che io conosco che si chiama Marco Caltagirone. Marco Caltagirone. Un giorno, era il 21 marzo, un giorno della primavera, mi ha detto: guarda che ti segue, ti ha chiesto l'amicizia su Instagram, iniziamo a scriverci, Silvia. Dopo 3-4 mesi iniziamo a dirci delle parole dolci d'amore. Quando Pamela Prati inizia a frequentare un ristorante a Roma di Eliana e Pamela Perricciolo. Più volte era infatti stata invitata a questo ristorante dove si faceva del karaoke, insomma, era un posto carino con tante persone famose che andavano sempre lì e Pamela Perricciolo a un certo punto le dice: guarda, tu saresti perfetta per un mio amico, si chiama Marco Caltagirone, fa l'imprenditore, è un bell'uomo, e le fa vedere delle foto. Scatta l'amore, nel senso che Pamela Prati lo contatta su Instagram, i due iniziano a parlare, addirittura si dicono delle cose d'amore. È importantissimo il 21 marzo 2018, il giorno della primavera, che fa scattare e sbocciare l'amore tra Pamela Prati e Marco Caltagirone. Lei infatti invia a lui un buona primavera e da lì, ragazzi, nasce una love story senza precedenti. Insomma, dopo 3-4 mesi che parlano, lui le dice addirittura che la ama, però non si sono mai visti. Lei è il sorriso della sua vita, tant'è che lui la memorizza sul suo telefono con sorriso, perché lei ha riportato il sorriso nella vita di Mark Caltagirone. Pamela, durante l'intervista, parla anche dei dubbi sull'esistenza di Mark Caltagirone. L'hai mai sentito al telefono con la voce? E no, tu? Perché era in Siria, non prendeva, la scheda non funzionava, ma ogni volta c'era sempre un problema. Lavoro, o di salute o di tragedia. Sono convinta che lui magari in qualche parte del mondo esista. Ogni volta infatti che provava a contattarlo, lui declinava sempre l'invito, cercava scuse, diceva di essere in Siria a lavorare per costruire degli oleodotti, aveva sempre altro da fare. Una volta addirittura dice di essersi fatto male alla testa, di essere caduto, gli hanno dato dei punti, è stato ricoverato e di conseguenza non potevano vedersi. La cosa che mi fa abbastanza pensare durante tutta questa intervista è che lei ripete sempre una frase: secondo me lui però esiste da qualche parte nel mondo. Dice addirittura Silvia Toffanin: guarda, io sono arrivata a voler fare questo grande passo come quello del matrimonio perché io lo amo. Però in realtà questa persona non esiste. Si parla poi delle foto hot, intime, delle chat che i due si scambiavano. Anche tu facevi virtualmente sesso con Marco? Sesso no, flirtavamo. Tu avevi fatto dei video per lui? Io non ho fatto dei video sexy. Voglio dire, io sono un sex symbol. Ci sono dei miei video sexy. Degli scambi di immagini ci sono state. Mi distrugge. Pamela, proprio come Eliana Michelazzo, ha inviato sì delle foto intime, dei video no, però delle foto intime e del sexting c'è stato. Arriva poi il momento di alcune dichiarazioni che ci danno da pensare.
Io sono stata isolata, io sono stata allontanata dalla mia famiglia, dai miei amici, ho cambiato il numero di telefono. Io uscivo soltanto con Eliana e con Pamela. Se io uscivo con altre persone non andava bene. Cioè ti hanno isolato dal mondo. Mi hanno isolato dal mondo. In breve, Pamela dice di essere stata plagiata, di essere stata allontanata dalla sua famiglia, dai suoi amici, ha cambiato numero di telefono, veniva controllata costantemente da Eliana Michelazzo e da Pamela Perricciolo. La cosa che ci fa davvero pensare è che lei usciva solo e soltanto con Eliana e con donna Pamela. Le controllavano il cellulare. Pamela lancia poi un'altra bomba sulle due manager. Io penso che dietro potrebbe essere anche nel mio caso che ci sia donna Pamela e anche Eliana. Eliana ha detto che io ho parlato ai bambini, no? Lei mi ha fatto avere i disegni, lei e Pamela mi hanno fatto avere questa chiave in diretta. Ci sono più persone, fa paura questo. Crede che dietro tutte queste false identità di Marco Altagirone, di Simone Coppi e di tutte le altre persone inventate come finti fidanzati, crede che dietro queste persone ci siano le sue ex manager, Pamela e Eliana. Dietro i disegni dei bambini, dietro la chiave della casa a Miami, fatta vedere a Domenica Live, ci siano dietro solo ed esclusivamente loro due. Arriva poi un momento molto forte durante questa intervista, nel quale Pamela dice di essersi tatuata una cosa dedicata a Marco Altagirone. Ho fatto un tatuaggio qui per lui, per lui. Questa è una frase che mi mandò lui: mettimi come sigillo sul tuo cuore. Proprio come nel caso di Eliana Michelazzo, si parla di un tatuaggio dedicato a un fidanzato fantasma. Eliana infatti aveva tatuato Simone, il nome del suo fidanzato. Pamela invece si è tatuata una frase d'amore che le è stata dedicata da Marco Altagirone: mettimi come sigillo sul tuo cuore. Pamela poi vuole fare chiarezza sul matrimonio. Si è organizzato veramente il matrimonio. Cioè il matrimonio è stato organizzato come si organizza un matrimonio, a tutti gli effetti. Che il matrimonio non era una messa in scena. Le era stato detto che lei solo al matrimonio avrebbe visto Marco Altagirone. Il matrimonio era stato organizzato veramente come un vero e proprio matrimonio. Peccato che l'unica a crederci fosse solo lei. Per quanto riguarda il matrimonio, Pamela fa una rivelazione scioccante. Una persona ha sentito una cosa che mi ha riferito soltanto 3 giorni fa. Eliana e Pamela hanno detto: questa si pensa che gli organizziamo il matrimonio. Che sono state dette a me tante bugie. Non le ho dette io. Sono una stupida. Qualcuno le ha detto una frase che avrebbero detto donna Pamela ed Eliana. La frase era tipo: ma questa pensa veramente che le organizziamo il matrimonio? Insomma, il tutto era, secondo queste persone, finto. Non si sarebbe mai celebrato in realtà questo matrimonio. Viene fatta poi chiarezza anche sulla questione dell'acido. Io non ho parlato di questo episodio perché è un episodio veramente molto grave e delicato. Ed è vero, ed è vero. Sento dei rumori, incosciente, apro e trovo questa bottiglia con un biglietto. Subito mi spavento, non tocco nulla, chiamo la polizia. Le due aggressioni avvenute sono distinte. Una riguarda donna Pamela ed Eliana Michelazzo, l'altra solo Pamela Prati. L'aggressione a donna Pamela e Eliana è stata smentita completamente dalla stessa Eliana Michelazzo, che ha detto che era semplicemente una messa in scena. Per quanto riguarda invece quella di Pamela Prati, lei ci tiene a sottolineare che tutto è vero. Un altro argomento che viene trattato nell'intervista è proprio il gioco d'azzardo e i debiti di Pamela Prati. Hanno scritto che tu appunto hai questi problemi economici. Ma non e che vero. Giochi, insomma. Ma non è vero, ma non è vero. Ma infatti smentirà il mio avvocato. Silvia, io sono pensionata dall'altro anno e non ho debiti di gioco. Questa è una cosa bruttissima, è una calunnia. Lei è sempre stata accusata infatti di aver architettato tutta questa storia per andare in televisione e guadagnare su questo finto matrimonio, perché aveva dei debiti, perché ha sperperato molti soldi al bingo. Pamela ovviamente smentisce il tutto, dice di essere addirittura in pensione e di volersi godere la sua beata pensione. Queste infatti non sarebbero altro che calunnie gratuite e cattiverie gratuite alla sua persona. Durante l'intervista credo che l'apice del pathos e della tensione si sia raggiunto proprio con un annuncio shock. E Pamela Perricciolo ricoverata in ospedale per abuso di farmaci. Penso che mi dispiace comunque.
comunque se una persona sta male, no? Se va a finire in questo modo qui è veramente un film dell'orrore, film dell'orrore. Pamela Perricciolo è stata ricoverata in ospedale per abuso di farmaci. A dare l'esclusiva di questa notizia è Dago Spia. E in studio cala il silenzio e il gelo. Il momento finale è stato molto toccante. Vediamo Silvia Toffanin che fa un discorso molto serio e si commuove. L'unica cosa che ti posso dire è che sono felice veramente se tu eri caduta in una setta e ti sei liberata, perché è una cosa terribile. 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 Io te lo giuro, sono stata in casa da sola e non potevo parlare con nessuno. Non cercarle più, Pamela, queste persone. Non cercarle più, non cercarle più. Pamela dice nuovamente di essere stata plagiata, di essersi sentita come rinchiusa e allontanata da tutti quanti. Insomma ragazzi, una vera e propria intervista molto toccante, che in realtà lascia molti punti di domanda, molti interrogativi che probabilmente non avranno risposta ora, ma che sicuramente nei mesi successivi ci faranno capire cosa è veramente successo e perché è successo tutto questo. Una cosa che però sappiamo è che questo Marco Altagirone finalmente sappiamo che non esiste. Insomma, io vi aspetto sicuramente con un altro episodio di Pratiful, perché sicuramente non rimarremo a bocca asciutta. Questa soap opera andrà avanti, si trasformerà forse in qualcosa di più grande come CSI, insomma. Per ora era Beautiful, diciamo così. Adesso si sta trasformando in una scena del crimine, in una cosa molto più grande di quella che immaginavamo. Questo video finisce qui, spero tanto che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, seguitemi su tutti i miei social che vi lascio qui sotto. Su Instagram io sono Fabrizio Valerio per quanto riguarda il profilo personale, Valerio Fabrizio per quanto riguarda quello per i meme. Insomma, io e Mark vi salutiamo. Dai Mark, saluta. Cioè, qua addirittura dicono che tu non esisti. Stiamo scherzando, cioè, per favore, saluta queste persone che non credono che tu esista, dai. Mark, dai, saluta. Vabbè, dai ragazzi, come al solito, ci proviamo.